con Lundberg pronto dalla parte opposta ad andare, lo pressa Reed, gli soffia il pallone e può andare a depositare Marcus Reed anche con la schiacciata. Ottima azione difensiva questa da parte del numero 2 brindisino. La pressione di Harrison su Bacco, quindi Ogilvy parte in uno contro uno, si fa battere, Baeye non solo, commette anche fallo. Ma alla fine il pallone finisce tra le braccia di Lundberg, Mannion fucilata nell'angolo apposto per Bellinelli che alza per Ogilvy, e queste ovviamente sono giocate che arrivano da spinge Reed, la transizione offensiva pasticcia Reed, poi riesce a cedere a Barnella che prende due buoni punti, prende anche un fallo. Siamo entrati negli ultimi due con Mascolo che chiama ancora lo schema, c'è Perkins che ha spazio, parte in uno contro uno, si ferma, tira in sospensione, ancora Perkins che comincia a entrare nei suoi, Bruno Mascolo dall'altra parte, Mannion che invece è molto più lucido, come vedete con pazienza si appoggia ad Ogilvy che in reverse mette a segno altri due cani ai punti segnati da parte di DeAngelo Harrison con i due tiri liberi visti prima. Bowman si alza da tre, il canestro di Kai Bowman come diceva prima, e gli diamo la palla sul fondo. Bowman per Lamb, ancora per Bowman, si alza da tre, ancora Kai Bowman che si sta mettendo in marcia. Lamb prova il semigancio, Michi si lotta al rimbalzo, Brindisi conquista un altro pallone, spinge Bowman, l'assist per Perkins che va a schiacciare, adesso si infiamma e palla penta su. Abitualmente gioca centro, voleva partire come una guardia, sceglie male. 4 secondi per chiudere l'azione, il lob per Ogilvy sotto canestro con fallo di Mascolo. Mascolo chiede palla, come vedete Perkins, Mascolo non si fida, lo serve adesso, svita sul piede, perno Perkins, ancora una grande giocata, meno 4. Tira lui da 3, Perkins da 3 punti, tap out ancora di Baé, adesso Brindisi può andare a tirare per vincere anche la partita, ci prova Bowman! Pazzesco al pala Pentassuglia. Credo sia stato dato da 3 punti. Non lo so. Vediamo, vediamo. Qui vorrei si vede rivedere. Bene. Qui qui vediamo. Si vede bene. No, credo che abbia un non lo so, ha un piede sulla linea. Credo che abbia un piede sulla linea, però. Ho visto il tabellone corretto a 78. Allora. Mannion. Si va al tiro con Mannion, la palla rimbalza, non va dentro, Brindisi prende rimbalzo e Brindisi vince, batte la Virtus Segafredo Bologna. Questo è il basket, amici di Eleven Sports.